L'esercizio che vi è stato assegnato per martedì 12 maggio riguarda le fasi della guerra del Peloponneso, la guerra totale dei Greci. L'esercizio si suddivide in quattro sezioni o fasi. Esaminiamo la prima. Nella prima fase dovrete guardare tre video e completare le tre tabelle relative alle tre fasi del conflitto. In quattro sezioni delle tre tabelle dovrete rispondere alla domanda integrando le informazioni dei video con quelle del libro. Prendiamo per esempio la domanda numero 1 della seconda tabella. Completa questa parte consultando il libro di Geostoria a pagina 201. Queste sezioni sono state evidenziate in giallo. Nella seconda parte dell'esercizio o fase B dovrete utilizzare le informazioni raccolte per creare una o due mappe concettuali sulle fasi della guerra del Peloponneso. E fin qui niente di nuovo. La vera novità di questo esercizio sta nella fase C, in cui vi viene chiesto di elaborare un quiz con l'applicazione Quizizz che già conoscete sulle fasi della guerra del Peloponneso. La seconda novità è che questo non è un lavoro individuale, ma un lavoro di gruppo. I gruppi in cui è stata suddivisa la classe sono indicati nella parte finale del file che stiamo esaminando. Nell'elaborazione del quiz seguite questa procedura. Prima di tutto, ciascun componente del gruppo elabora tre quesiti o domande a risposta multipla, una per ciascuna delle tre fasi della guerra. Nel punto 1 avete alcune importanti istruzioni su come è fatto un quesito a risposta multipla e su come si costruisce. Le domande con le soluzioni verranno raccolte dal responsabile del gruppo che le inserirà nel quiz online. Una volta raccolte le domande e le soluzioni, il responsabile del gruppo le inserirà in Quizizz seguendo le istruzioni fornite nel video tutorial Crea un quiz con Quizizz. Al quiz deve essere dato un titolo, e siamo al punto 4, un titolo formato dall'argomento La guerra del Peloponneso e la sigla che è stata assegnata a ciascuno dei sei gruppi. Per questo vi rimando alla sezione finale del file, la sezione E. Infine, una volta completato il quiz, il responsabile dovrà inviare il link del quiz secondo le modalità indicate nel punto 5. E veniamo all'ultima fase dell'esercizio, la fase D. Prima di consegnare la mappa ed inviare il link del quiz, dovrete compilare la checklist o lista di controllo che trovate nel link riportato nel file in corrispondenza della fase D. Si tratta di un modulo o form di Google. Due parole in conclusione su come dovete consegnare gli elaborati. In Classroom dovrete caricare solo la mappa o le mappe concettuali come file di immagine, cioè come file JPEG, nominandole in questo modo, cognome underscore gp2. Per quel che riguarda invece il link del quiz, questo dovrà essere inviato alla mail istituzionale o scolastica del docente dal responsabile del gruppo. Sorry, off you. No, not at all. You insist off you. Oh, no, off you. 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 Off you.